There are a number of potential applications for heparin that we believe where it would be extremely useful. One is in treating cancer. Passati negli anni 80, 90, anche studi randomizzati che hanno dimostrato che i pazienti con tumore che prendevano l'eparina non frazionata insieme alla chemioterapia avevano maggior effetto della chemioterapia e anche un beneficio in termini di sopravvivenza. Confidiamo che questa molecola dia nuove sorprese, quindi possa essere applicata come una delle molecole principali contro la metastasi e quindi contro il cancro. La heparina se vio que tenía una propiedad interesante, que era su capacidad antimalárica. Nuestra estrategia aquí es intentar mimetizar lo que ocurre en el ser humano. La ponemos dentro de unos pequeños nanovectores, donde puede estar mucho más concentrada, por ejemplo, que en las células, para que elimine al parásito de la malaria. Heparin also affects our metabolism of lipids, and so could be useful treating atherosclerosis. It could be used in, as an anti-inflammatory. It has some anti-inflammatory activity. It also has some anti-parasitic activity and antiviral activity and antibacterial activity. So all of these other activities might be exploitable by this drug.